questo simpatico ricordo, che venne realizzato nel 1922 da Pietro De Pasquale, detto di Francone, è diventato oggi un film da Cineteca. Il merito del ritrovamento va attribuito a Ettore De Iulis. In questo margine di tempo nessuno si è interessato per dare un volto ed un nome alle persone del filmato. Solo ora, con l'aiuto di alcuni abitanti di Gamberale, fra i quali zia Maria di Pascuccia, Girolamo, Eutimio Di Nardi ed altro, sono riuscito ad identificare i personaggi che vedremo e per meglio caratterizzarli li citerò nel nostro dialetto. Questa è la processione di San Domenico, cioè da Pizzoferrato vanno a San Domenico. Ecco, questo è la Chiarenza dove oggi sorge un grande villaggio, detto Valle del Sole. Il prete che vedremo adesso è Don Antonio Ciccarelli. Questa è la valle di San Domenico e questo è il parcheggio. Ecco, molta gente c'era allora. Questo è lo sparo, la trick track. Ecco, questi bambini con la campanella annunciano la messa. Ancora Don Antonio. E da vedere tutte queste donne e bambine con i fazzoletti. Ecco, questo prete è Don Pasquale Pollice di Gamberale. Ecco le bambine che dicevo prima. Questi sono di Pizzoferrato. Qui c'è qualcuno che vende carne, vino, pane. Qui appare una simpatica figura di pastore, ecco, molto bello. Questi due, questo è Felice Rossi e questo dietro è Antonio Di Fiore. Una scena di cacciatori. Primo a sinistra è Vincenzo Melocchi. Questo ultimo. I cacciatori sono felici, ma sono più contenti i cani. Questa è una scena bellissima, che la trebbiatura del grano, cosiddetta tresca. Guardate questa figura, che bella.